Ciao a tutti, bentornati al mio canale. Oggi facciamo un nuovo video che riguarda i nostri marmi. Ok ragazzi, adesso facciamo un nuovo video che riguarda questi marmi. Come vedete, anzi, si vede bene che qui è un colore più un altro. Questo motivo è perché, fatalità, questo scurrilegno resta molto chiuso, essendo che è una finestra, diciamo, tra virgolette fatta anche in più, perché su una stanza con tre porte finestre e questa tante volte, diciamo la verità, non la apriamo e purtroppo il marmo col tempo si è rovinato, è diventato opaco. Adesso cosa si può fare in questo caso? Ci sono diversi modi di poter procedere. Cambiare il marmo forse non è il caso. Questo, diciamo, non è il caso, perché dovresti distruggere il muro, togliere la finestra, è un bel casino. Però si possono lucidare. Ecco, non si potranno portare allo stato, diciamo, quando erano stati fatti lucidare dalla fabbrica che li hanno prodotti, cioè che li hanno tagliati, li hanno fatti, sono lucidati. Questo sarà molto difficile arrivare a quel punto là. Però diciamo che qualcosa si può fare. Allora, io mi sono procurato un tampone porta carta vetrata e una carta da 400 grammi. Diciamo che se passate carte più fine, poi ogni volta un passaggio di carta più fina diventerà sempre più liscio, questo sicuramente. Cosa si fa? Niente, si fa solo questo pomito qua e andiamo a carteggiare la superficie, perché è diventata ruvida, cioè al tatto, proprio su questo punto di partenza, quando uno va sotto la carta si sente veramente che è ruvida. In questo punto, che ho già carteggiato un po', è molto liscio. Andiamo a carteggiare bene la superficie, in questo caso andiamo a passarlo su tutta la superficie. Questo è un lavoro che potete farlo tranquillamente a casa senza nessun particolare attrezzo, cioè vedete cosa utilizzo, cioè è una cosa molto semplice da fare. Chiudo il scuro senza neanche toglierli, andiamo a carteggiare gli angoli. Okay. Logicamente se li togliete andrete molto meglio, insomma, ecco. Io comunque voglio farvi vedere che è possibile fare questo lavoro senza dover togliere, smontare tutto quanto, insomma, ecco. Ma semplicemente facendo con un tampone e un po' di carta vetrata. Logicamente questa carta vetrata è quasi già consumata, perché purtroppo sono carte vetrate economiche, diciamo, non sono quelle professionali. Se acquistate della carta vetrata buona su qualche negozio specializzato, forse è meglio di questa che io ho preso su un'hobbistica. Comunque, sul risultato mi sembra già molto molto buono. Adesso, perché è bianco così e è chiaro, diciamo, confronto qua? Perché qua manca la cera. Una volta finito pulirlo, girarlo con la carta vetrata, andremo a applicargli nuovamente la cera. Ah, una cosa, se vi siete persi il video di scurrilegno che ho fatto in restauro, come fare a ottenere un risultato buono, diciamo, ecco, vi lascio il link in alto a destra, troverete il link da vedere questo video. Vi dico già, dovete armarvi di pazienza. Purtroppo è un video abbastanza lungo, diciamo è quasi un'ora di video. Mettetevi con calma davanti il vostro telefono, tablet o qualsiasi altra cosa. Sapete che è da perdersi un po' di tempo a guardarlo, però è molto interessante perché spiego le varie fasi per realizzare un restauro di un scuro in legno, diciamo quasi professionalmente, con attrezzi abbastanza reperibili da qualsiasi persona. Ok, continuiamo con il nostro lavoro e togliamo tutta la parte che sentiamo con la mano. Praticamente, se è necessario, sentite che la carta vetrata non ha più, non gratta più niente, perché dovete sostituirla. Sono quasi finito, devo chiudere tutta la pianta per poter fare l'angolo esterno. Fate attenzione a non grattare anche il vostro scuro, perché sennò poi dovete aggiustarlo. Nel mio caso non avrei voglia proprio, perché ci ho messo parecchio tempo a rimetterli a posto.
qua. Siamo tutti i posti che possiamo passare. Mi sembra già che il risultato sia molto buono, molto molto buono, ok? Adesso cosa facciamo? Dobbiamo procedere con la pulizia del marmo, togliere la polvere che abbiamo fatto durante il passaggio con la carta vetrata. Andiamo a ripulire tutto e poi vediamo come fare con il discorso della cera. Penso che molti di voi, specialmente molte donne, sapranno come fare per la cera. Forse sapranno meglio di me anche. Comunque, finiamo l'opera con la cera, ok? Pezzo di carta appena umido, l'acqua, togliamo la polvere. Cercate di non bagnare troppo il marmo, se no dovrete aspettare che si asciughi prima della cera, logicamente. Perfetto. Adesso già il tatto, la sensazione è che è tutto uguale, cioè non si sente più la differenza dalla parte, diciamo, dove era protetta dagli scuri di legno, la parte esterna. C'è ancora un po' di polvere, però non si. Dobbiamo pulire tutto bene, ok. Ok ragazzi, mi sono procurato della cera per pavimenti, per marmi, diciamo una cera che la trovate nei centri commerciali, nei supermercati normalmente, niente di particolare, niente di speciale. Questa va stesa come indicazione sulla superficie con un panno leggermente umido, vuol dire che io adesso utilizzo della carta, comunque serve meglio un panno di stoffa o di cotone, ecco, per stenderla. Ho bagnato un po' la carta, verso la cera direttamente sulla superficie, ecco qua, e vado a stendere la cera uniformemente su tutta la superficie. Ecco una cosa che c'è scritto, di non passare sulle zone dopo che avete già fatto, logicamente. Ecco qua. Dobbiamo chiudere questa tanta. Vedi già molto molto bene la differenza adesso, che praticamente è diventato tutto uguale di colore. Comunque non sarà sufficiente una passata solo, secondo me, di cera. Dovremmo fare più passate, almeno due, per arrivare a ottenere un risultato buono, perché essendo che erano molto opachi hanno sete sicuramente. Ecco qua. Qui abbiamo terminato di dare la nostra cera, praticamente quasi dappertutto. Là. Mi sembra per questo video sia tutto, spero che vi sia stato utile, almeno per dare un po' di più vita lunga, diciamo, ai vostri marmi. E un saluto a Daniele, se il video vi è piaciuto al solito mettete mi piace e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao a tutti da Daniele, ciao ciao!